Pedro, buona serata, benvenuti a questa nuova edizione di Malacoda. Questa sera ospitiamo Marco Semplici, consigliere della città metropolitana di Forza Italia. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E buonasera anche Andrea Barducci del Partito Democratico. Grazie. Allora, con i miei ospiti parleremo di diverse tematiche, di quelle più attuali naturalmente, e ci focalizzeremo ovviamente sul discorso della città metropolitana e anche degli aumenti sull'aliquota dell'RCA, che insomma ha fatto tanto discutere in questi tempi, anche perché sono di fatto delle imposizioni in qualche modo che arrivano da Roma e che automaticamente hanno un ribaltamento sui cittadini. Prima però partiamo da alcune tematiche politiche anche della nostra zona. Una su tutte è quella che riguarda Sesto Fiorentino, dove una mozione di sfiducia ha mandato a casa in qualche modo il sindaco Sara Biagiotti insieme alla sua giunta e anche però il consiglio comunale, e quindi l'arrivo di un prefetto, di un commissario prefettizio che rimarrà in carica almeno per un annetto e fino alle nuove elezioni. Di fatto una mozione di sfiducia presentata anche da 8 firmatari del Partito Democratico, e quindi un Partito Democratico a Sesto Fiorentino completamente da ricostruire, attualmente nelle mani di Lorenzo Becattini. Su questo vorrei partire proprio da Andrea Barducci, che Sesto la conosce bene da abitante ma anche da ex sindaco e anche insomma da membro attivo del Partito Democratico, dissidente un tempo insomma nell'area renziana, poi oggi insomma la situazione è un po' diversa, però di sicuro da una parte o dall'altra che si stia, quando si vede che un Partito Democratico in una città come Sesto Fiorentino così radicata nel centro-sinistra cede, probabilmente insomma questo deve porre delle domande, così? Sì, è così. La vicenda di Sesto è una brutta storia, come si può immaginare, per l'epilogo che ha avuto, per come è maturata. C'è stata sottovalutazione, colpevole sottovalutazione da parte dei gruppi dirigenti a tutti i livelli, questo va detto, e penso anche che la città si aspetti delle parole chiare dal Partito Democratico, che è sempre stato sostenuto, ha raccolto a Sesto Fiorentino consensi importanti anche prima della formazione del Partito Democratico, quindi la città si aspetta, io penso, parole chiare, una spiegazione comprensibile, e questa è la condizione per poter riavviare, riannodare i fili di un rapporto e anche di una presenza in città. Io penso con preoccupazione alla vicenda di Sesto Fiorentino, ovviamente non fa onore al PD, questo va detto, mi auguro che il Partito Democratico riesca a trovare le strade per uscire da questa crisi e per ridefinirsi in termini di classe dirigente e anche in termini di programma. Semplici, Forza Italia ha votato la mozione, ci è arrivata con un po' di ritardo alla decisione ufficiale, insomma, se votare o meno la mozione di sfiducia rispetto ad esempio altre opposizioni, come mi viene in mente il Movimento 5 Stelle, da subito ha detto sì, noi insomma per far saltare il tavolo ci stiamo, diciamo così. Non le ha fatto un po' senso vedere insomma il Partito Democratico votasse insieme a Forza Italia, insieme a tutte le opposizioni, una parte del Partito Democratico per sfiduciare il sindaco? No, dunque le domande sono due. Siamo arrivati in ritardo non tanto perché avevamo dei dubbi su il fatto di sfiduciare o meno Sara Biagiotti. Noi riteniamo Sara Biagiotti non adatta un ruolo così rilevante per una città che riteniamo strategica per tutta l'area fiorentina, però abbiamo aspettato di fare una valutazione anche concreta sulle conseguenze di questa sfiducia, perché ovviamente dare alla città di Sesto un anno di commissario crea un blocco su molti aspetti di sviluppo, penso all'aeroporto ma anche all'inceneritore, che vanno contro le nostre idee di programma per la città, e quindi abbiamo fatto una valutazione di merito. Certo è che poi le condizioni erano talmente degenerate per cui anche aspettare non era più il caso, abbiamo deciso di votare contro Sara Biagiotti. La seconda domanda era? La seconda domanda era se insomma vedere l'opposizione e parte della maggioranza insieme. Ma qui non stiamo parlando di contenuti su Sara Biagiotti, stiamo parlando di una persona sostanzialmente che più parti politiche, più sensibilità politica hanno ritenuto non adatta. Noi la ritenevamo non adatta già a fare l'assessore a Firenze, tant'è che all'epoca, il mandato scorso, con Renzi sindaco ne avevamo chiesto le dimissioni, e adesso assolutamente si è dimostrata incapace di gestire questa situazione. Aggiungo anche
anche che non so se ho perso in un passaggio oppure lei risulta ancora non dimessasi dal ruolo di presidente ANCI Toscana, cosa io anche, da questa sede cerco di invitare a farlo più presto, perché se non ha la fiducia di un comune come può pensare di guidare il coordinamento di 270 comuni? Senta Barducci, però insomma qui c'è una questione anche molto interna al Partito Democratico, no? Un po' di politichese, che poi tra l'altro forse è proprio il motivo per cui anche le persone capiscono poco e magari reagiscono anche male a certe situazioni. È il caso, ci sono successi casi eclatanti anche di città storicamente legate, no, magari a un partito politico, e poi quando ci sono dei movimenti interni non sempre chiarissimi, non sempre giustificati, magari come in questo caso, si reagisce anche peggio. Mi viene in mente Livorno, anche quella una roccaforte della sinistra, una roccaforte rossa, e poi alla fine è andata al Movimento 5 Stelle. E la prima domanda che le faccio è questa: secondo lei c'è il rischio tra un anno alle elezioni di perdere Sesto Fiorentino come Partito Democratico? Sì, c'è il rischio, naturalmente le cose sono quelle che diceva lei, cioè poi alla fine bisogna, siccome ci sono stati dei problemi, di questo bisogna parlare, di questo bisogna render conto naturalmente all'elettorato, agli iscritti, a chi ha messo a disposizione il proprio consenso. È chiaro che c'è stata una rottura dentro il Partito Democratico, si sono confrontate opzioni diverse, e questo è un po' anche, come dire, la rappresentazione di un disagio e di un malessere che in qualche modo attanaglia il PD a livello anche generale. E quindi di questo bisogna parlare. Io credo che c'è bisogno di una seria, approfondita e concreta discussione politica. Poi è chiaro che le situazioni evolveranno come devono evolvere. Naturalmente non dobbiamo mai dare per scontato niente, però questo, se posso dirlo, avendo oltretutto anche fatto il sindaco per due mandati e avendo vissuto nel contesto della sinistra di Sesto Fiorentino, noi non abbiamo mai dato per scontato, cioè il consenso, siamo partiti sempre dal presupposto che il consenso va riguadagnato e ricostruito in tutti i momenti, non c'è niente per scontato, a maggior ragione in una situazione difficile come quella che stiamo attraversando. Senta, fermo un attimo su Barducci, su questo, perché insomma sono apparse, no, appunto le due sinistre a Sesto Fiorentino in modo forse più chiaro e eclatante che di come era successo altrove. Quella più radicale in qualche modo, anche all'assemblea dei firmatari, degli 8 firmatari del PD, che si svolse un lunedì sera prima della presentazione della mozione di sfiducia, una settimana circa di distanza, c'erano anche diversi esponenti che o hanno abbandonato il PD, mi viene in mente Daniela Lastri, o che magari come Vanessa Boretti si sono sempre posti su posizioni critiche rispetto a quella che è una politica, ad esempio la politica regionale in questo caso, anche tanti rappresentanti di SEL. Al di là di tutto questo, sembra che davvero, se anche questi 8 poi dovranno uscire dal partito, e su questo il segretario metropolitano è stato abbastanza chiaro, si sono espulsi da solo, così ha detto, c'è l'ipotesi che si possa creare anche una formazione a sinistra del Partito Democratico. Lei intanto mi rispondo se su questo. No, io la mia opinione è molto semplice. Io penso che l'attivazione della procedura per l'espulsione sia un errore. Un errore, perché il problema non si risolve con provvedimenti disciplinari, si risolve con una seria e sana discussione politica, naturalmente, che cerchi di capire e cerchi soprattutto di trovare una strada possibile all'attuale situazione. È evidente che tutto questo ha come condizione quella di mettere in campo personaggi e personalità nuove rispetto ai protagonisti di questa vicenda, cioè che si faccia tutti insieme un passo avanti. Quindi io ritengo che le misure disciplinari possano far contento qualcuno, ma non risolvono, lasciano integro il problema politico. E naturalmente il PD è bene che si convinca anche di questo fatto, che per rivincere, come io mi auguro che accada, debba provare a tenere insieme tutti, perché alla fine, voglio dire, non è che si vince se siamo pochi, si vince se siamo tanti, tanti nella misura in cui si condivide un progetto politico. Il nodo è questo: c'è un luogo in cui poter parlare e in cui poter alla fine condividere un'idea e un progetto di sviluppo della città, di governo, quindi un progetto politico di ricostruzione anche del Partito Democratico. In questo senso ci vorrà anche un sindaco, insomma, che ricuscia la situazione. Se glielo chiedessero, lei sarebbe disponibile? Ma guardi, io allora
il primo dato è che anch'io sono convinto ci voglia delle persone siano in grado di ricucire, quindi siano in grado di parlare, di tenere insieme, diciamo, personalità unificanti. Naturalmente guardando in avanti e spostando in avanti il senso della discussione. Questo è un primo dato, io sono decisamente su questo fronte. L'altro, io il sindaco l'ho già fatto, l'ho fatto con piacere, con impegno, credo che mi si possa dare atto di questo, ormai diversi anni fa, credo che sia una buona regola non tornare mai, non bisogna guardare indietro, bisogna guardare in avanti, quindi... Diciamo il Barducci può dare una mano a questa discussione politica, poi io mi auguro si riesca a trovare un uomo o una donna che abbiano le caratteristiche che prima si diceva. Allora, abbiamo parlato del Partito Democratico, però da questo discorso, insomma, così rimaniamo un attimo sulla politica e poi dopo scenderemo sui temi, voglio parlare anche di Forza Italia, un discorso completamente diverso, non c'entra niente con Sesto Fiorentino, ma dal livello nazionale c'è stata un'uscita importante, importantissima, quella di Verdini, no? Da un alveo di Forza Italia in cui è stato per tantissimi anni, in cui ha lavorato per tantissimi anni, soprattutto con radici molto forti in Toscana. Come dire, c'è timore nei verdiniani toscani oggi che alla fine anche in regione siete meno rappresentati e comunque insomma la situazione a livello nazionale non è ancora chiarissima. Ma questo sicuramente evidenzia uno sconquasso del sistema nazionale dei partiti, cioè non c'è un partito che non abbia una contraddizione al suo interno e infatti se, dal mio punto di vista siamo anche alla fine di un ciclo, alla fine di una fase. Penso a Forza Italia in questi ultimi due anni ha tenuto una politica e recentemente tiene esattamente la politica opposta. Quindi patto nel Nazareno e poi... Esattamente, dal patto nel Nazareno ad oggi su tematiche strategiche quali riforme istituzionali, leggi elettorali abbiamo detto tutto e il contrario di tutto. Questo non crea confusione soltanto nei nostri elettori, ma anche nella nostra classe dirigente, perché è inutile dire dobbiamo mettere il vincolo di mandato, ma se il percorso inizia con una prospettiva e con una destinazione, poi cambia durante il mandato amministrativo o la legislatura, è necessario anche farsi delle domande e magari rispondere con delle azioni come ha fatto Denis Verdini. Quello che sta accadendo in Toscana è avvenuto una fase che io non condivido, perché da questa uscita, anzi prima di questa uscita, con le dimissioni del coordinatore regionale Parisi, l'onorevole Parisi, è succeduto il consigliere regionale Mugnai, l'ex candidato presidente della regione, il quale invece di procedere per la nomina delle nuove classi dirigenti attraverso congressi, cosa anche annunciata dal presidente Berlusconi, cosa per il quale erano state fatte le tessere e molti militanti si sono iscritti, ha scelto di procedere con nomine di coordinatori. Coordinatori del tutto unilaterali, non concordati con la base, non concordati con gli iscritti, non concordati con gli eletti. È chiaro che questo crea un disagio. Crea un disagio per cui la domanda non è, come spesso ci fa la stampa, se noi restiamo in Forza Italia. La domanda è se Forza Italia vuole ancora noi nel partito, perché è chiaro che nessuno vuole una convivenza obbligata. Se le strade si devono dividere, parliamoci chiaro, o comunque le azioni, se poi parlano chiaro anche nel proseguo, le conseguenze saranno naturali. Certo, c'è stato un po' in questi giorni anche lo schierarsi da una parte e dall'altra, anche se poi alla fine, come dire, quello di Verdini è stato un'uscita a livello nazionale, a livello parlamentare, certo. No? Perché per il gruppo che è stato formato, però in realtà naturalmente si sa che poi le radici sono lunghe, soprattutto in questa Toscana. C'è stato un po' lo schierarsi da una parte o dall'altra automaticamente, ma voi, proprio in base a quello che diceva anche lei, vi sentite più esclusi di ieri? Vabbè, sicuramente con l'epoca Verdini, che è durata molti anni in questa regione, anzi dall'inizio del percorso di Forza Italia, Denis Verdini è stato un pilastro del nostro partito nella nostra regione, benché se ne dica che è una figura burbera e escludente, i fatti non hanno dimostrato questo, perché ha sempre lasciato all'interno del partito una quota a diverse sensibilità all'interno proprio di Forza Italia, penso a tanti consiglieri regionali, ma anche candidati sindaci, penso a Marco Stella che oggi si fa fautore di una rivalità nazionale contro, mi ricordo, Massimo Parisi, per il quale a detta sua si era opposto alla sua candidatura. Ricordo che un anno prima è stato lo stesso Massimo Parisi a dare nulla osta a candidato sindaco, non ha posto questioni di appartenenza o di provenienza. Diverso è l'atteggiamento che sta avvenendo in questi giorni, cosa che io spero che sia semplicemente un atteggiamento passeggero, altrimenti non ne beneficerà sicuramente Forza Italia, verrà penalizzato il centrodestra in una regione in cui purtroppo i casi di vittoria sono quasi dei simboli, Arezzo, Pietrasanta, vengono ricordati, ma ricordiamo che nella regione ci sono quasi 300 comuni, annunciarne sempre due potrebbe essere quasi imbarazzante nel lungo periodo.
Ultima domanda, così riequilibriamo anche rispetto a Barducci. Mettiamola così, se Verdini davvero, come si parla, insomma, dovesse trovare una sorta di alleanza o di vicinanza con il governo su alcune riforme, insomma, lei come si troverebbe un giorno a dover votare per appartenenza magari delle riforme del Partito Democratico anche qui sulla nostra regione? O degli atti? Si potrebbe trovare in quella situazione? Io penso che sembra un po' ripetitivo, però quando si parla di riforme e di leggi costitutive, penso che sia necessario trovare, o quantomeno provare a trovare un accordo tra le parti. Io penso in Città Metropolitana, dove recentemente abbiamo creato lo statuto e il regolamento. Nello statuto, dopo ho visto un atteggiamento unilaterale, ho votato contro, perché non sono state accolte le modifiche che io ritenevo fondamentali. Nel regolamento invece, avendo trovato degli accordi proprio di sostanza, ho deciso di votare a favore, perché quando c'è un'apertura, non è che quando parliamo di questi regolamenti, di queste leggi, di queste riforme, non è che stiamo parlando di argomenti specifici, stiamo parlando di regole che dovrebbero essere il più universale possibile e più anche nel lungo periodo applicabili, e quindi penso sia giusto creare una fotografia della maggioranza che esiste in questo momento, ma credo sia giusto più estenderla a tutti coloro che ci stanno al tavolo. I 5 Stelle si erano autoesclusi all'inizio, Berlusconi all'inizio invece si era inserito, sulla fase invece del Presidente della Repubblica ha cambiato idea, e adesso Denis Verdini ritiene che le riforme che ha scritto lui, perché le ha scritte lui, ritiene che siano giuste per il Paese, e quindi ritiene giusto votare. Non fa un ingresso in maggioranza, fa un atteggiamento coerente su riforme che lui stesso ha scritto. Chiarissimo. Allora, manca un minuto e mezzo circa alla fine di questa prima parte, poi continuiamo a parlarne. Voglio però farmi una domanda flash a entrambi, che riguarda l'aeroporto, perché c'è stata di fatto il Ministero dell'Ambiente ha rimandato a uno studio ulteriore la valutazione di impatto ambientale che era stata inviata dai vari comuni, anche per alcune osservazioni proprio presentate da alcuni commissari dei comuni che hanno fatto questo tavolo di controllo, insomma, sulla valutazione di impatto ambientale. È arrivata pochi giorni dopo, perché il sindaco Biagiotti potesse anche non essere sfiduciato, secondo lei? Ma no, perché era uno dei temi della mozione. Era uno dei temi. Insomma, come è noto, io fo parte di quella categoria di persone che si sono opposte all'ipotesi del potenziamento di Peretola. Ora ritengo che ovviamente quel progetto, che pure poi alla fine è stato approvato, debba essere ben valutato da ogni punto di vista, quindi se il Ministero impone un approfondimento è bene che questo approfondimento ci sia, che sia curato, che sia naturalmente ben gestito, e appunto in cui siamo lavorare tutti per inserire l'infrastruttura nel miglior modo possibile nel territorio e nel contesto circostante. Certo è che il punto è vero, voglio dire, nel senso che il carico ambientale che oggi si trova ad affrontare il comune di Sesto Fiorentino è un carico ambientale molto forte, per l'autostrada, per il termovalorizzatore, insomma, voglio dire, ci vuole buonsenso, ci vuole equilibrio, e soprattutto bisogna far sì che questo impatto possa essere anche in qualche modo attenuato. In questo senso io credo che si può ragionare, o si dovrebbe ragionare, e ragioneranno, perché io non ho diciamo delle responsabilità dirette, in termini di come dire, una scansione temporale un po' diversa rispetto a quella che si sta prefigurando, quindi evitare di accumulare esattamente nello stesso momento dei carichi che rischiano di essere difficilmente gestibili, sia nel rapporto con l'opinione pubblica, sia nel contesto effettivamente dei cittadini. Insomma. Va bene, chiedo scusa a Marco Semplici, entro e farò rispondere anche lui sulla questione, poi parleremo anche della Città Metropolitana. Tra 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio.